A un certo punto sono uscito dalla testa e mi sono reso conto di come tutti correvano lenti per andare alla festa. Il primo faceva vasche olimpioniche dalla slot al bancomat e dal bancomat alla slot, e uno si svuotava e l'altra si riempiva, e una si riempiva e l'altro si svuotava. Il secondo, avendo una fidanzata creativa, decideva di suicidarsi infilando il cranio al centro del maxi schermo spento, procurandosi un effetto 3D dentro, procurandosi un effetto 3D dentro. Tanto era questo sciamare di abiti confusi, rossi, biondi, con i tacchi e trampoli e scarpe e piedi tutti nel bagno, contemporaneamente ognuno a telefonare, telefonandosi continuamente, continuamente a caccia dello spacciatore, residente, italiano, lo spacciatore che era il terzo nano, scappato dalla moglie, avendo speso l'intero stipendio in una mano, consumando tutto il rimanente, senza lasciarle proprio niente. Allora così lei se ne andava e la notte di sempre ricominciava, mentre lui le prometteva ogni cosa possibile con la voglia di vivere che ha solo un cadavere. Allora così uccidendolo lei se ne andava e la notte di sempre ricominciava, proprio quando qualcuno gridava quanto veramente adesso l'amava.